Ragazzi, ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video e ancora acquisti. Il mio marito, secondo me, un giorno o l'altro mi butta fuori di casa, ma io non posso fare a meno di provare questi prodotti. Come sapete, mi sono pazzamente innamorata, già l'ho detto negli scorsi video, della ditta Karma Nail. E piano piano sto comprando veramente tutto il loro repertorio. Perché mi ci trovo bene, perché mi piacciono proprio. Ammetto che mi piacciono davvero tanto. Ha vasta scelta di costruttori, di colorazioni, insomma, veramente una buona ditta con un prezzo, direi più che ottimo. Allora, in questo acquisto ho acquistato 4 gel costruttori e poi ho acquistato l'acrylgel. Metto a fuoco, sì, ok. Allora partiamo subito. Vi faccio vedere i 4 costruttori che ho acquistato. Allora, questo è il Cover Brill, eccolo qua. Ed è questo costruttore cover che ha dentro. Ora lo devo un po' girare per far venire fuori i brillantini. Non so, ecco, se riuscite a vederlo, così vedete anche la densità. Ed ha questi glitterini all'interno. Allora, questo costruttore mi sono appuntata tutto stavolta, perché se no andarli a cercare uno alla volta mi diventa un'impresa. Allora, è un trifasico. È semicoprente, ma io l'ho provato e francamente risulta più che semicoprente, risulta coprente, almeno io non ho, cioè, ci ho fatto addirittura un refill, quindi vabbè, ovviamente ho abbassato di più la struttura per portarla quasi all'unghia naturale, quindi diciamo più una copertura che un refill, e francamente copre benissimo, cioè non ho avuto problemi di non coprenza. Qua dice che nasconde le piccole imperfezioni, adatto per coperture e anche per allungamenti con cartina, viscosità media, sì, ok, color carne, ok, semicoprente, lo vedete. Allora, il fatto che sia brillantinato mi piace tantissimo, ammetto che non mi fa impazzire la colorazione, perché almeno io l'ho provato sulla mia zia e per la sua carnagione, che è una carnagione molto chiara, non gli donava questo. A lei piaceva tantissimo, quindi a lei piaceva. A me, francamente, c'era troppo contrasto rispetto alla sua carnagione. Quindi, insomma, non credo che a tutte stia bene, però è molto, 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 molto carino. Cioè, mi piace tanto. Si stende benissimo. Quindi sicuramente è stato forse boh, sulla sua mano che a me non faceva impazzire, perché per esempio su di me, nonostante che sia chiara, non mi dispiaceva, vi dico la verità. Eccolo qua. E questo è uno. Poi ho preso Candy Pink. Eccolo qua. Allora, questa colorazione è ganzissima perché è veramente una colorazione, cioè, rosino. Cioè, sembra un rosino, boh, bellino, molto carino. Allora, questo qua, anche questo è un trifasico ad alta viscosità, come vedete. È proprio cremoso, però si modella benissimo, senza problemi. Qua dice che nasconde le imperfezioni, adatto per coperture e allungamenti con cartina anche più estremi. Flessibile, pinzabile dopo 60 secondi. E anche queste, vabbè, la polimerizzazione più o meno sono tutte le solite. Fate magari più attenzione ai cover che sono un pochino più pigmentati, quindi assicuratevi, insomma, che asciughino bene, quello in tutte le ditte, così. Per i cover bisogna fare un pochino più di attenzione. Anche questo colore è molto carino
È parecchio rosino, quindi insomma deve piacere per lasciarlo così com'è. Però è molto 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 carino. Poi ho preso Innova. Ok, c'ho il dito davanti, eccolo qua. Allora, questo qua è un monofasico, è trasparente perché i trasparenti proprio da effetto vetro mi mancavano, quindi ho preso questo che me l'hanno consigliato. Quindi trasparente, media viscosità, flessibile, autolivellante, adatto per coperture e refill, non sviluppa calore e lampada. Anche questa, la polimerizzazione sempre la stessa, ovviamente più prodotto c'è più va polimerizzato, comunque sia essendo trasparente i raggi filtrano meglio, perciò si asciuga anche più velocemente. Vi faccio vedere la sua densità. Ed è super trasparente. Poi abbiamo lui. Lux Fard, se si dice così, ed è questo costruttore cover molto 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 denso. Allora, questo qua è un trifasico, è molto coprente, quindi è perfetto per nascondere tutte le imperfezioni dell'unghia, anche le più evidenti, qua dice. Adatto per coperture dell'unghia naturale nella ricostruzione unghie con la cartina. Vabbè, ideale per allungamenti estremi del letto ungueale. Vabbè, necessità di base, ok, qua ci siamo. Quindi dicevo alta viscosità e ve lo faccio. Anche questo, come vedete, l'ho già usato. Però sono molto morbidi, quindi veramente si stende benissimo, cioè perché è molto cremoso come costruttore. Allora, viscosità alta, l'abbiamo detto, è molto pigmentato, quindi qua mi raccomando, fate polimerizzare bene. È pinzabile, non ingiallisce, resistente, flessibile. E niente, ho detto tutto. E anche questo mi è piaciuto tanto. Mi mancano ancora tanti costruttori da provare, perché veramente ne hanno tantissimi, ma veramente penso proprio di che le prenderò tutti. E questo è l'ultimo dei gel costruttori che ho preso. Poi vi faccio vedere, prima di passare alla acrygel, che sono tantissimi, ho preso queste due polverine, se riesco a farle mettere a fuoco. Allora, che sono polveri da usare sui colori. Allora, questa è l'Antarctic, perché oggi non mi metto a fuoco, White, e questa è il Polar White. Praticamente vanno pressati, quindi le prendete con un dito, perché se no non vi rimangono appiccicati, e lo andate a pressare sul colore. Io l'ho stesi qua sul bianco. Allora, questo qua è questo, che è bellissimo. E l'altro invece, eccolo qua. Anche queste sono veramente carine. Il prezzo mi sembra che sia 2,99 euro. Comunque, andate a vedere, è tipo, non pigmento, sono una polvere molto sottile. Quindi, insomma, veramente ne basta pochissima, cioè, vi durerà una vita. Anche queste mi sono piaciute. E poi passiamo all'acryl gel. Allora, non vi sto a spiegare cos'è perché tanto penso che ormai avrete capito che cos'è l'acryl gel. Comunque, è una fusione tra acrilico e gel. Ripeto che ha la flessibilità del gel e l'aderenza, l'aggrappo sull'unghia dell'acrilico. Questo in sostanza è quello che è l'acrygel. Allora, io ho preso alcune colorazioni, eccoli qua.
Allora, vi faccio vedere quello che proprio ho messo subito nel carrello perché mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, che è il Galactical, mi c'è annodo, Acryl Gel. Cioè, questo è veramente bellissimo. Me ne sono innamoratissima. Bellissimo. Un bell'Acryl Gel. Tutto brillantinoso, anche la colorazione è molto molto bella perché è molto rosata, molto naturale. Mi piace davvero tanto. Vi faccio vedere. Quindi questo è stato il primo che ho messo nel carrello perché mi piaceva tantissimo. E ve lo faccio vedere, l'ho anche stesi sulle tip per farveli vedere. Eccolo qua. Vedete, molto 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 carino. Allora, poi ovviamente mi sono segnata perché sennò mi perdevo qua a ricordarmi quello che erano. Quindi partiamo dalla prima tip. Allora, vi faccio vedere questo colore, che il primo è il Milk Rose, che è questo. Questo lo volevo buttare via, invece qua mi c'è rimasto. Che se no, ogni volta che apro il tappo, mi porto tutto dietro. Quindi via. Eccolo qua. Questo è il Milky Rose. Ve lo faccio rivedere. Ed eccolo qua. Poi abbiamo il Cipria. Questo è il Cipria. Ed eccolo qui. È il secondo. Poi abbiamo Cover. È lui. Anche questo l'abbiamo steso ed eccolo qua. Poi passiamo alla seconda tip. Abbiamo il Milky White. Ed eccolo. Eccolo qua, ops, ed è questo il primo. Poi abbiamo il porcellana, in conclusione porcelain, ed eccolo qua, ed è sempre un bianco lattiginoso, molto più lattiginoso rispetto a quello di prima. Rispetto al Milky White, ve le faccio vedere anche insieme. Ed eccolo qua. Vedete la differenza fra il Milky White e l'altro? Questo è molto più lattiginoso. Infine abbiamo il White per quanto riguarda i bianchi. Ed eccolo qua. E questo è il white. Poi passiamo all'ultima tip che ho fatto e abbiamo il pink. Eccolo qua. Bellissima questa colorazione. Ed eccolo qui. Come vedete sembra ultra rosato, invece è proprio delicatissimo. E poi infine l'ultimo è quello trasparente. Eccolo qua. Che poi l'ho voluto stendere anche questo, ma vabbè. Chi è questo qui? Anche tutto sudicio. E queste sono le cosine che ho acquistato per quanto riguarda l'acryl gel.
Allora, che dire di questo acrylgel? Francamente, tra quelli che ho provato, è quello che preferisco. Perché si modella veramente benissimo, cioè a parte vabbè si modellano tutti bene di quelli che ho provato, non è che c'è, mi dispiacciono gli altri, però fra tutti se dovessi scegliere mi piacciono molto di più perché rimangono proprio cremosi quando poi le vai a picchiettare, a stendere sull'unghia, quindi mi sono veramente trovata bene con questo acrygel, mi è piaciuto tantissimo. E un'altra cosa che ho un po' rivalutato è il fatto del barattolino. Perché ora vabbè, io questo qui che ho io a casa non mi si è rotto. Sto parlando dei tubetti, vi faccio vedere. Ve ne faccio vedere uno a caso. Ecco, ovviamente ho acchiappato tutto fuori che il tubetto. Dei tubetti. Perché, vabbè, a casa non mi è successo perché comunque sia a me il fatto dell'acrygel mi piace tantissimo, ma di certo non andrò mai ad eliminare il mio amato gel, perché per me il gel è il gel, cioè lo adoro. Però ammetto che con questo metodo su quelle clienti, su quelle poche clienti che avevo più difficoltà a fargli aderire bene il gel, su alcuni veramente non ce la versi, con questo non ho più avuto problemi. Ce ne avevo una in particolare che comunque se le porta lunghe, le sbatte parecchio, quindi sbatti oggi, sbatti domani, oh, insomma è pur sempre una ricostruzione in gel. E comunque sia, magari gli faceva un po' di sollevamento. Con questi ragazze non ha più avuto problemi, veramente, non ha più avuto problemi. Quindi mi sono trovata davvero benissimo. Quindi, tornando al discorso del barattolino, sono andata un pochino fuori strada. Dicevo, qua a casa non ho avuto problemi perché appunto non lo uso su tutte le acrygel. Mentre per quanto riguarda al lavoro, che ovviamente abbiamo una vastità di clienti, quindi lo usiamo di più, il pezzo in fondo, a forza di strizzare male, perché poi secondo me è perché è strizzato male, perché dobbiamo strizzarlo proprio dal basso e portarlo bene su, insomma si è rotto il sotto, quindi l'acrygel esce dal sotto invece che dal sopra in conclusione. Quindi vabbè, secondo me ci vuole un pochino più di attenzione nello strizzare il barattolino, però francamente ho un po' mi sono un po' ricreduta per quanto riguarda il barattolino, perché è più comodo e poi comunque sia, cioè non riesco mai, sicuramente perché devo fare anche un pochino più pratica, però non riesco mai a mettere la quantità esatta di quello che mi serve sull'unghia, quindi magari un pochino, magari lo posso togliere, lo rimetto dentro, mentre una volta che poi lo levo dal tubetto, dentro non ce lo posso più rimettere. Quindi ammetto che il fatto del barattolino mi sono veramente ricreduta. Lo preferisco. Mi sbilancio, lo preferisco, direi. E poi, oltre a quello che vi ho fatto vedere finora, ho preso questi due pennelli. Allora, questo qua. Eccolo qua, che è il numero 8, perché è quello che consigliano per modellare l'acrygel. Quindi ho voluto prendere questo pennello e provarlo, e poi ho preso anche un pennello in acrilico perché io non lavoro l'acrilico in struttura, quindi non ho pennelli per acrilico, però volevo anche provare a modellarlo anche con questo l'acrilico, quindi ho preso anche questo pennello. Allora, Carmanello non ha una soluzione particolare per andare a modellare l'acrilico. Quindi sul sito decidi di modellarlo comunque sia con l'ail cleanser. Insomma, con il cleanser. Perciò potete usare anche quello. O se altrimenti, comunque sia, se preferite avere una slip solution, la prendete di altre ditte e usate la slip solution. Io avendola anche di altre ditte, uso la slip solution, visto che c'è.
però nessuno vieta di usarlo con, anche con il cleanser. E niente, vi ho fatto vedere tutto. Ah, non vi ho fatto vedere tutto, sono una bugiarda. Ho acquistato anche quattro colorini, me ne stavo dimenticando. Che testa che c'ho. C'ho veramente una testa. Allora, ho acquistato questi. Eccoli qua, ve li faccio vedere. Allora, il P153. Eccolo, è lui. Lo faccio vedere anche sulla tip. Allora, ho detto 152, 153, comunque è il P153. Ed eccolo qua. Poi ho acquistato il P010, che è questo bellissimo blu. Ed eccolo qua. A lui, poi ho acquistato il P152 ed è questo rosino, un rosa Barbie, ed eccolo qua. E infine il P081. Che è questo blu, è un pochino più spento rispetto al video, eh? Mi sembra più acceso, ma è un blu un pochino più spento. Lo faccio vedere anche sulla tip. Eccolo qua. Anche con i colori mi sono trovata bene, sono veramente autolivellanti, cioè ve lo stendete e aspettate 2 secondi e veramente il colore si va a modellare da solo, quindi magari se premete anche di più col pennello vedrete che le striature che poi lascerete col pennello si vanno a riempire perché sono veramente automodellanti. E la copertina, cioè non ve ne parlo nemmeno perché sono super coprenti. Io almeno con quelli che per ora ho acquistato non ce ne sono alcuni che non mi coprono, ve lo direi. Sarebbe assurdo farvi acquistare un colore non coprente, però con questi tranquillamente si stendono benissimo. Adesso ragazzi è veramente tutto, spero vi sia stato utile in caso di acquisti futuri da questa ditta e vi mando un grosso bacione. Ciao!